20.000 imprese per un totale di circa 100.000 addetti. Sono questi i numeri dell'artigianato artistico in Toscana, una galassia di piccolissime realtà che fanno del saper fare, ma anche di creatività e innovazione il loro bagaglio di ricchezza. Il punto sul settore è stato fatto a Prato nel corso di un'iniziativa promossa da Regione Toscana e Artex. L'artigianato artistico, parimenti all'artigianato in genere, ha consentito in questi 10 anni, e sono stati 10 anni di crisi profonda nel paese ed anche in Toscana, di tenere la schiena dritta di fronte a speculazioni finanziarie, bolle finanziarie. L'artigianato, il lavoro vero e l'artigianato artistico hanno consentito al sistema paese, alla regione toscana di proseguire in maniera importante. E oggi l'artigianato artistico si coniuga perfettamente con l'innovazione, con il mondo dei giovani, e su questo dobbiamo lavorare molto con le scuole, in particolar modo con gli istituti tecnici. Dobbiamo aiutare a formare i nostri artigiani per consentirgli anche di affrontare il mondo globalizzato e quindi l'internazionalizzazione con maggior successo. Una discussione, quella tenutasi a Prato, alimentata dal bilancio d'affari a 10 anni dalla sottoscrizione della Carta Internazionale dell'Artigianato Artistico, che tiene insieme oggi 9 paesi, 14 regioni italiane, 3 regioni francesi, 15 associazioni nazionali e internazionali. Tra gli obiettivi del documento ci sono una maggiore comunicazione e ancora iniziative per favorire internazionalizzazione e commercializzazione. Non manca poi l'attenzione richiamata dal presidente di Artex per formazione e innovazione. L'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuofo ha annunciato invece che la regione, insieme all'associazione di categoria, sta lavorando proprio per costruire un catalogo dell'offerta formativa delle botteghe scuola toscane. Sulle prospettive del settore è intervenuto poi anche lo storico dell'arte Philippe Daveriot, che ha ribadito la necessità per un paese come l'Italia di puntare, sostenere e valorizzare, come in Francia, quella che potrebbe divenire la prima industria del paese. In Francia ogni tanto girano dei furgoncini dall'aspetto un po' triste, come sono spesso i furgoncini francesi, però con una bellissima scritta in fondo: l'artigianato prima industria di Francia. A me non dispiacerebbe che si vedesse ogni tanto girare un furgoncino in Italia con scritto su l'artigianato primo industria d'Italia, perché se facessimo un conto di quante persone occupa l'artigianato, probabilmente supereremmo il conto delle persone occupate nell'industria, con una differenza drammatica, che nell'industria esistono i sindacati, nel mondo artigianale praticamente è come se non ci fossero, perché sono realtà talmente fragili in alcuni casi da un punto di vista numerico che non riescono a diventare realtà politiche pesanti. Gli artigiani devono fare la rivolta.